Capitolo 25. Il grande ascensore di cristallo. «Mai vista una cosa simile?» esclamò il signor Wonka. «Ragazzini che spariscono come conigli! Ma non preoccupatevi, alla fine tutti i nodi vengono al pettine!» Guardò il gruppetto che gli stava accanto nel corridoio. C'erano rimasti solo due ragazzi, Mike TV e Charlie Bucket, e tre adulti, il signor TV e gentile consorte e nonno Joe. «Allora che si fa? Si continua?» chiese il signor Wonka. «Ma certo!» risposero in coro Charlie Bucket e nonno Joe. «A me cominciano a far male i piedi!» disse Mike TV. «Voglio guardare un po' di televisione!» «Se sei stanco, sarà meglio prendere l'ascensore!» disse il signor Wonka. «Da questa parte, venite! Entriamo!» Con un paio di saltelli attraversò il corridoio e si fermò di fronte a una porta doppia che si aprì automaticamente con un fruscio. I due ragazzi e gli adulti entrarono nell'ascensore. «Or dunque?» disse il signor Wonka. «Quale bottone premeremo per primo? Scegliete pure!» Charlie Bucket si guardò attorno stupefatto. Questo era senz'altro l'ascensore più folle in cui fosse mai entrato. I bottoni erano praticamente dappertutto. Le pareti e perfino il soffitto della cabina erano ricoperti da file e file di piccoli bottoni neri. Dovevano essercene almeno un migliaio su ogni parete e altrettanti sul soffitto. E Charlie si accorse che ogni pulsante aveva accanto una minuscola etichetta che portava stampato il luogo dove l'ascensore avrebbe condotto, spingendo quel bottone. «Questo non è un normale ascensore che sale e che scende», annunciò fiero il signor Wonka. «Il qui presente ascensore può andare di lato, di sopra, di sotto, per dritto e per storto, come altro vi pare. Può raggiungere qualsiasi locale della fabbrica, dovunque si trovi. Basta premere il pulsante corrispondente e... zacchete! Si parte!» «Fantastico!» esclamò nonno Joe, gli occhi lucidi dall'emozione, fissando le file innumerevoli di pulsanti. «Tutto l'ascensore è fatto di cristallo, spesso e trasparente», spiegò il signor Wonka. «Porte, pareti, soffitto e pavimento, tutto di cristallo, in modo da poter guardare cosa succede fuori». «Ma se non c'è niente da vedere!» esclamò Mike TV. «Scegli un bottone, uno qualsiasi», l'invitò il signor Wonka. «I due ragazzi possono scegliere un bottone a testa. Coraggio, scegliete pure, ma affrettatevi. In ogni stanza si sta facendo qualcosa di squisito e di meraviglioso». Subito Charlie cominciò a leggere alcune delle etichette che erano a fianco dei pulsanti. 1. Miniera di zucchero carbone, profondità 3000 metri. 2. Pista di pattinaggio su gratinata al limone. 3. Pistole a schizzo alla fragola. 4. Alberi di mele candite da piantare in giardino, misure assortite. 5. Caramelle esplosive da regalare ai nemici. 6. Lecca-lecca luminosi da leccare a letto di notte. 7. Giuggiole alla menta da regalare al bambino dei vicini. Gli faranno venire i denti verdi per una settimana. 8. Caramelle per otturare carie. Niente più dentista. 9. Blocca mascelle per genitori brontoloni. 10. Bonbon formicolanti che una volta inghiottiti vi faranno formicolare il pancino di piacere. 11. Stecche di cioccolato invisibili da mangiare in classe. 12. Matite allo zucchero da succhiare. 13. Piscine alla limonata gassata. 14. Crema magica manuale al cioccolato fondente. La tieni in mano e senti il sapore in bocca. 15. Pastiglie arcobaleno. Succhiandole si può sputare in 6 colori diversi. «Coraggio, coraggio!» incitò il signor Wonka.
Non possiamo mica rimanere qui tutto il giorno. Non è che per caso c'è una stanza con la televisione fra tutti questi posti? Chiese Mike TV. Certo che c'è, rispose il signor Wonka. È quel pulsante laggiù. E lo indicò con un dito. Tutti guardarono da quella parte e infatti sull'etichetta lessero tele cioccolato. Evviva! Gridò Mike TV. Proprio quello che mi serviva! E spinse subito il pulsante col pollice. Immediatamente s'udì un tremendo sibilo. Le porte si chiusero con un tonfo e l'ascensore scartò come fosse stato punto da una vespa. Il bello era che scartò di lato e tutti i passeggeri, tranne il signor Wonka, che si reggeva con una cinghia che pendeva dal soffitto, furono scaraventati a terra dall'improvviso movimento. In piedi, piedi! Esortò il signor Wonka, sbellicandosi dalle risate. Ma proprio mentre tutti cercavano di rimettersi in piedi, l'ascensore cambiò di colpo direzione e girò velocemente un angolo. E tutti finirono di nuovo a terra in un mucchio confuso. Aiuto! Gridò la signora TV. Si attacchi pure, signora! Disse il signor Wonka, offrendole galantemente la mano. Ecco fatto, ora si regga forte a questa cinghia. Reggetevi tutti alle cinghie, prego! Il viaggio non è ancora finito! Il vecchio nonno Joe si rialzò barcollando e afferrò una cinghia. Il piccolo Charlie, che non ci arrivava, si attaccò una gamba del nonno e strinse forte. Intanto l'ascensore filava alla velocità di un razzo. Ora aveva cominciato a salire. Sfrecciava in alto, mantenendo però una rotta obliqua, come se stesse arrampicandosi su per un'erta collina. Poi, di colpo, come se fosse arrivato sulla cima e fosse precipitato in un borrone, prese a scendere come un sasso, mentre il povero Charlie si sentiva lo stomaco salire in gola e nonno Joe gridava «Evviva! Che spasso!» Da parte sua, la signora TV strepitava «Si è rotto il cavo! Precipitiamo!» Intervenne il signor Wonka. Si calmi, cara signora!» E per rassicurarla, le dava dei leggeri colpetti sul braccio. Poi nonno Joe abbassò lo sguardo verso il nipote attaccato alla sua gamba e gli chiese «Tutto bene, Charlie?» «Mi sto divertendo un mondo, nonno! Sembra di stare su un ottovolante!» Per di più, attraverso le pareti di cristallo dell'ascensore in corsa, si coglievano squarci delle meravigliose attività che si svolgevano in alcuni locali della fabbrica. C'era un enorme spruzzo di sostanza appiccicosa che schizzava in alto e poi colava sul pavimento. Una grande montagna di cioccolato fondente, piena di Umpa Lumpa, legati in cordata per motivi di sicurezza, che ne scavavano grandi lastre dalle pendici ripide. Una macchina che soffiava zucchero a velo come fosse una tormenta di neve. Un lago di caramello bollente ricoperto di vapore. Un villaggio di Umpa Lumpa pieno di minuscole casette, stradine e centinaia di Umpa Lumpa bambini, non più alti di un soldo di cacio, che giocavano allegramente all'aperto. D'un tratto, l'ascensore riprese una traiettoria piatta, ma sembrava aver accelerato ancora la sua folle andatura. E Charlie sentiva il vento che sibilava contro la cabina, mentre filava dritta, voltava, cabrava, scendeva in picchiata, risaliva, ridiscendeva. «Oddio, mi sento male!» strillò la signora TV, che s'era fatta verde in volto. «Per favore, si trattenga!» pregò il signor Wonka. «Vorrei vedere come riuscirà a fermarmi!» esclamò la signora TV. «E allora usi questo!» disse il signor Wonka, togliendosi dalla testa lo splendido cilindro e reggendolo rovesciato all'altezza della bocca della signora. «Faccia fermare quest'arnese infernale!» ordinò il signor TV. «Non posso!» disse il signor Wonka. «Non si fermerà finché non avremo raggiunto la sua destinazione. Spero solo che qualcuno non stia usando l'altro ascensore in questo momento.» «Quale altro ascensore?» gridò la signora TV. «Quello che va dalla parte opposta, sullo stesso binario.» «Santo cielo!» esclamò il signor TV. «Vuol dire che potremmo andare a sbatterci contro?» «Beh, finora mi è sempre andata bene.» disse il signor Wonka. «Oh, adesso sì che mi sento male!»
strillò la signora Wonka sempre più verde. No, no, non ancora, la prego. Siamo quasi arrivati. Non mi rovini il cappello. Subito dopo ci fu uno stridio di freni e l'ascensore cominciò a rallentare. Infine si fermò del tutto. Che viaggio! Disse il signor TV, asciugandosi il volto sudato con il fazzoletto. Mai più! Ansimò la signora TV. Quindi le porte dell'ascensore si aprirono e il signor Wonka disse: Un attimo di attenzione, prego, statemi bene a sentire. Voglio che tutti siano estremamente prudenti in questa stanza. Ci sono macchinari molto pericolosi qui e perciò vi prego di non toccare niente. Capitolo 26. La stanza del telecioccolato. La famiglia TV, Charlie e nonno Joe, uscirono dall'ascensore e si ritrovarono in una stanza illuminatissima e di un bianco così abbagliante che faceva male agli occhi, tanto che furono costretti a chiuderli e a fermarsi di colpo. Il signor Wonka fu pronto a offrire a ciascuno un paio di occhiali scuri dicendo «Svelti, mettetevi questi e non ve li togliete per nessun motivo. Queste luci potrebbero accecarvi». Appena Charlie si mise gli occhiali scuri, riuscì a guardarsi intorno senza problemi. Vide che si trovava in una lunga stanza stretta, tutta dipinta di bianco. Perfino il pavimento era di un bianco immacolato e non c'era un granello di polvere neanche a pagarlo. Dal soffitto pendevano enormi riflettori che inondavano la stanza di una bacinante luce bianco-azzurra. La stanza sembrava vuota, tranne che per due estremità. Da una parte c'era una gigantesca telecamera montata su un carrello. Un esercito di umpa-lumpa si affollava attorno alla grande macchina, dandosi un gran da fare. La oliavano, giravano le manopole, pulivano l'enorme obiettivo. Questi umpa-lumpa erano vestiti in modo stranissimo. Indossavano delle tute spaziali di color rosso vivo, complete di casco e occhialoni. Almeno avevano tutto l'aspetto di tute spaziali e lavoravano nel più completo silenzio. Mentre li osservava, Charlie avvertì come un sottile senso di minaccia. C'era qualcosa di estremamente pericoloso in tutta quell'attività e gli umpa-lumpa sembravano esserne coscienti. Non chiacchieravano e non canticchiavano come al solito, mentre si affaccendavano con molta calma e attenzione attorno alla grande macchina scura nelle loro tute spaziali scarlatte. Dall'altro capo della stanza, a una cinquantina di passi dalla telecamera, c'era invece un solo umpa-lumpa. Anch'egli in tuta spaziale, seduto di fronte a una console nera su cui troneggiava lo schermo di un grande televisore. «Eccoci qui!» esclamò il signor Wonka, saltellando su e giù dall'emozione. «Questa è la sala prove per la mia più recente e più importante invenzione, il telecioccolato!» «Ma cos'è questo telecioccolato?» chiese Mike TV. «Santo cielo, ragazzino, la vuoi smettere di interrompermi?» disse il signor Wonka. Quindi riprese a spiegare. «Dunque, il mio telecioccolato funziona attraverso la televisione. Personalmente, a me la televisione non piace. Suppongo che a piccole dosi non faccia poi tanto male, ma mi pare che in genere i ragazzi non riescano a prenderla in piccole dosi. Vorrebbero starsene tutto il giorno a fissare quello schermo». «Come me?» esclamò Mike TV. «Chiudi il becco!» lo redarguì il padre. «Grazie», disse il signor Wonka. «Ora vi spiegherò come funziona questa mia meravigliosa invenzione televisiva. Prima di tutto, però, devo spiegarvi come funziona la televisione normale. È molto semplice. Da una parte si riprende l'immagine con una grossa macchina da presa che fotografa l'oggetto. Quindi questa immagine viene spezzettata in milioni di piccolissimi frammenti, così piccoli da essere invisibili, che vengono sparati in aria attraverso l'elettricità. Questi frammenti viaggiano nell'aria a folle velocità finché non vengono raccolti dall'antenna che sta sul tetto di qualche casa. Allora, come un lampo, scendono giù per il filo dell'antenna che arriva fin sul retro del televisore. E lì dentro tutti questi milioni di frammenti vengono mischiati e rimischiati
finché ognuno di loro ritorna al proprio posto. Esattamente come succede quando si rimette insieme un puzzle. E a quel punto, opla, l'immagine riappare sullo schermo. Beh, veramente non è che funzioni proprio così, precisò MacTV. Non ci sento bene dall'orecchio sinistro, gli rispose il signor Wonka. Quindi scusami se non sento certe cose che dici. Ho detto che non funziona proprio così, gridò MacTV. Sei tanto un bravo ragazzo, gli disse il signor Wonka. Però chiacchieri troppo. Dunque, dove eravamo? Ah, sì, la prima volta che ho visto funzionare una televisione normale sono stato colpito da un'idea straordinaria. Pensa un po', mi sono detto, se questa gente riesce a spezzettare un'immagine in milioni di frammenti e a spedire a gran velocità questi frammenti attraverso l'etere per poi rimetterli insieme da un'altra parte, perché mai io non potrei fare la stessa cosa con una stecca di cioccolato? Perché non potrei spedire una vera stecca di cioccolato attraverso l'etere ridotta in milioni di pezzettini e poi rimetterli insieme all'altro capo per riformare una bella stecca di cioccolato pronta per essere sgranocchiata? Ma è impossibile! Esclamò MacTV. Ne sei convinto? Gli chiese il signor Wonka. E allora sta a guardare. Teletrasmetterò una stecca del mio miglior cioccolato da un capo all'altro di questa stanza. Voi, laggiù, state pronti, portate dentro la cioccolata! Detto fatto, sei un palumpa si fecero avanti portando sulle spalle la più grande stecca di cioccolato che Charlie avesse mai visto. Era grande all'incirca come il materasso su cui dormiva a casa. «Deve essere così grande», spiegò il signor Wonka. Perché quando si trasmette qualcosa per televisione, viene fuori sempre più piccola della realtà. Anche nella televisione normale, quando si riprende l'immagine di un omone, sul vostro schermo non appare mai più alto di una matita, vero? Allora, siamo pronti? Attenzione! Motori! No, no! Fermate tutto! Un momento! Ehi, tu! Laggiù! MacTV! Togliti di lì! Stai troppo vicino alla telecamera. Da quell'affare vengono fuori dei raggi pericolosissimi. Ti potrebbero spezzare milioni di frammenti in mezzo secondo. Ecco perché gli Oompa Loompa indossano quegli scafandri. Sono la loro protezione di sicurezza. Bene, adesso va meglio. Allora, ci siamo? Motori, azione, via! Uno degli Oompa Loompa addetti alla telecamera azionò una grossa leva. Ci fu un lampo di luce accecante. «La stecca di cioccolato è sparita!» gridò Nonno Joe, agitando le braccia. Proprio così. La gigantesca stecca di cioccolato si era completamente dissolta in aria. «È in viaggio!» disse tranquillo il signor Wonka. «Proprio in questo momento sta filando nell'aria sopra le nostre teste, divisa in milioni di minuscole particelle. Svelti, venite da questa parte!» Così dicendo si mise a correre verso l'altro capo della stanza, dove c'era il grande schermo televisivo. E tutti lo seguirono. «Osservate lo schermo, prego. Eccola che arriva, guardate!» Lo schermo si illuminò tremolando. Poi, all'improvviso, al centro di esso apparve una piccola stecca di cioccolato. «Prendetela! Prendetela!» ordinò il signor Wonka sempre più eccitato. «Ma come si fa a prenderla?» disse ridendo MacTV. «È solo un'immagine televisiva!» «Charlie Bucket!» gridò il signor Wonka. «Prendila tu! Allunga la mano e prendila!» Charlie allungò la mano verso lo schermo, lo toccò, ed un tratto, come per miracolo, si ritrovò con la stecca di cioccolato tra le dita. Ne fu così sorpreso che a momenti la faceva cadere a terra. «E adesso mangiala!» gridò ancora il signor Wonka. «Coraggio, mangiala pure! La troverai deliziosa! È la stessa stecca che hai visto prima! Durante il viaggio si è rimpicciolita un po', ma è la stessa!» «Assolutamente fantastico!» esclamò Nonno Joe, che era rimasto a bocca aperta. «È veramente
veramente un miracolo. Pensate un po', disse il signor Wonka. Quando comincerò le trasmissioni a livello nazionale, ve ne starete comodamente a casa a guardare la televisione e improvvisamente vedrete la mia pubblicità sullo schermo e udirete una voce che dirà: provate le cioccolate Wonka, le migliori al mondo. E se non ci credete, assaggiatele voi stessi. Ecco. E voi non dovrete far altro che allungare la mano e prenderne una. Che ne dite, eh? Che forza! Esclamò Nonno Joe. È una di quelle invenzioni che cambieranno il mondo. Capitolo 27. Mike TV viene teletrasmesso. Mike TV sarà eccitato ancor più di Nonno Joe nell'assistere alla teletrasmissione della stecca di cioccolato. Ma signor Wonka! Chiese subito. Con questo sistema lei riesce a trasmettere anche altre cose? Per esempio i fiocchi d'avena? Oh santa zietta! Esclamò il signor Wonka. Non menzionare nemmeno quelle schifezze in mia presenza! Lo sai di cosa sono fatti i cosiddetti fiocchi d'avena? Sono fatti di quei riccetti di legno che escono dai temperini quando si fa la punta alle matite. Ma, volendo, si possono teletrasmettere anche loro, come ha appena fatto con il cioccolato? Insisté Mike TV. Ma certo che sì! E le persone? Anche le persone possono essere teletrasmesse? Lei saprebbe mandare una persona in carne ed ossa da una parte all'altra con lo stesso sistema? Una persona? Ma ti ha dato di volta il cervello? Ma lei lo potrebbe fare, sì o no? Santo cielo, ragazzo, non lo so mica. Però, a pensarci bene, sì, penso che sia possibile. Certo che si potrebbe. Però io non mi arrischierei mai. Potrebbero esserci conseguenze spiacevoli. Ma appena lo aveva sentito dire. Sì, penso che sia possibile. Certo che si potrebbe. Mike TV aveva spiccato un salto ed era schizzato dall'altra parte della stanza, dove era sistemata la telecamera. Guardatemi! Gridava mentre correva. Sarò la prima persona al mondo a essere teletrasmesso! No, 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 no! Urlò il signor Wonka. Mike! Strillò la signora TV. Fermati! Torna subito qui! Ti ridurrai in tanti piccoli pezzettini! Ma ormai era impossibile fermare Mike TV. Quel matto di un ragazzo continuò a correre e, arrivato davanti alla telecamera gigantesca, con un salto s'attaccò alla leva d'accensione, rovesciando i tecnici un palumpa di qua e di là. «A tra poco, amici!» esclamò, mettendo in funzione la telecamera e balzando subito dopo proprio davanti al suo potente obiettivo. Ci fu un altro lampo abbagliante. Poi scese un gran silenzio. La signora TV scattò in avanti, ma si fermò pietrificata in mezzo alla stanza. E rimase lì, immobile, a fissare il punto esatto dove poco prima si trovava suo figlio. Poi spalancò una gran bocca rossa e gridò: «È sparito! È sparito!» «Santo cielo, è sparito davvero!» esclamò il signor TV. Il signor Wonka si fece avanti e con la massima gentilezza mise una mano sulla spalla della signora TV. «Ora speriamo che tutto vada bene», disse. «Dobbiamo pregare affinché il suo ragazzo esca sano e salvo dall'altro capo del sistema». «Mike!» strillò la signora TV, mettendosi le mani nei capelli. «Figlio mio, dove sei?» «Te lo dico io dov'è», rispose suo marito. «In questo momento sta vorticando sopra le nostre teste, ridotto in milioni di minuscoli frammenti». «Non dire certe cose!» disse la signora tra le lacrime. «Dobbiamo stare attenti allo schermo, ora», consigliò il signor Wonka. «Può comparire da un momento all'altro».
il signore e la signora TV, nonno Joe, il piccolo Charlie e il signor Wonka si raccolsero tutti attorno al televisore e fissarono tesi lo schermo, che però restava assolutamente vuoto. «Ci sta mettendo un sacco di tempo», disse il signor TV, asciugandosi il sudore dalla fronte. «Poveri noi! Poveri noi!» sospirò il signor Wonka. «Speriamo tanto che non si perda qualche pezzo per strada». «Come sarebbe a dire?» chiese preoccupato il signor TV. «Non vorrei allarmarvi troppo», rispose il signor Wonka. «Ma a volte solo una metà circa dei frammenti riesce ad arrivare nell'apparecchio ricevente. È successo anche la settimana scorsa. Non so che cosa sia capitato, ma fatto sta che solo mezza stecca di cioccolato è uscita dallo schermo». A quelle parole la signora TV lanciò un urlo inorridito. Poi, con qualche difficoltà, riuscì a dire: «Questo significa che solo una metà di mio figlio verrà fuori dallo schermo!» «Speriamo almeno che sia la metà di sopra!» disse il signor TV. «Fermi tutti!» esclamò il signor Wonka. «Guardate lo schermo! Qualcosa si muove!» E infatti lo schermo aveva improvvisamente cominciato a tremolare. Poi apparvero delle onde orizzontali. Il signor Wonka regolò una manopola e le onde scomparvero. Pian piano lo schermo cominciò a illuminarsi. «Eccolo che arriva!» gridò il signor Wonka. «Sì, sì, è proprio lui! È tutto d'un pezzo!» si informò ansiosamente la signora TV. «Non ne sono del tutto sicuro, è ancora presto per dirlo». Dapprima un po' sfocata, poi con contorni sempre più netti, l'immagine di Mike TV apparve sullo schermo. Era in piedi e agitava le braccia verso gli spettatori, con un sorriso che gli tagliava in due la faccia. «Ma è diventato una specie di nanerottolo!» esclamò il signor TV. «Mike!» strillò la signora TV. «Stai bene? Ti manca mica qualche pezzo!» «Ma non diventerà più grande di così?» chiese il padre. «Mike, sono la mamma, ti prego, dimmi qualcosa! Dimmi che stai bene!» Una vocina sottilissima, non più forte dello squittio di un topo, uscì dall'apparecchio televisivo. «Ciao mamma! Ciao papà! Guardate che forza! Sono la prima persona che sia mai stata teletrasmessa!» «Acchiappatelo svelti!» ordinò il signor Wonka. La signora TV allungò una mano e afferrò la figurina che si agitava sullo schermo. «Evviva!» esclamò il signor Wonka. «È tutto intero! Non gli è successo niente! E lei lo chiama niente, questo?» ribatté la signora TV, scrutando preoccupata il ragazzino in miniatura che le squarazzava allegramente sul palmo della mano, agitando in aria le sue pistoline e giocattolo. Di sicuro non era più alto di un paio di centimetri e mezzo. «Si è come ritirato!» osservò il signor TV. «Certo che si è ritirato!» rispose il signor Wonka. «Che cosa si aspettava?» «Che tragedia!» bofonchiò tra le lacrime la signora TV. «E adesso che facciamo?» Il signor TV aggiunse: «Mica possiamo rimandarlo a scuola in queste condizioni! Lo calpesterebbero subito! Lo schiaccerebbero!» «Non potrà più fare niente!» esclamò la moglie. «Ma sì, ma sì!» squittì la vocina di Mike TV. «Posso ancora guardare la televisione!» «Mai più!» ruggì il padre. «Appena arriviamo a casa, butterò il maledetto televisore dalla finestra! Ne ho abbastanza di quell'arnese infernale!» Non appena udì queste parole, il piccolo Mike TV piantò una scena di quelle tremende. Cominciò a saltare su e giù sul palmo della mano della madre, urlando e strepitando, e tentò perfino di morderle le dita. «Voglio guardare la televisione!» strillava. «Voglio guardare la televisione!
Voglio guardare la televisione! Qua, dammelo qua! Disse il padre, prendendo il minuscolo ragazzo e ficcandoselo nel taschino della giacca. Quindi prese un fazzoletto e glielo infilò sopra, chiudendo il taschino. Dall'interno del taschino giungevano urla e strepiti attutiti, e il tessuto era scosso dai disperati tentativi del piccolo prigioniero di liberarsi. «Oh, signor Wonka!» singhiozzò la signora TV. «Che possiamo fare per far ricrescere il nostro ragazzo?» «Beh...» disse il signor Wonka accarezzandosi il pizzetto e fissando assorto il soffitto. «Vediamo un po'. Certo, non è una cosa facile, ma di solito i ragazzi di quest'età sono abbastanza elastici. Li si può allungare come si vuole, tirandoli. Allora, beh, sì, potremmo metterlo in una macchina speciale e allungarlo a volontà. Io ne ho una che adopero per collaudare la capacità di allungarsi della gomma da masticare. Forse con quella lo potremmo riportare alle dimensioni originarie.» «Oh, la ringrazio!» sospirò la signora TV. «Non c'è di che, cara signora.» «Quanto crede che si riuscirà ad allungarlo?» chiese il padre. «Oh, anche qualche chilometro volendo, chissà. Ma allora si assottiglierebbe troppo. Si rende conto che qualsiasi cosa si assottiglia se la si allunga?» «Vuol dire, come succede con la gomma da masticare?» «Esattamente.» Ma quanto si assottiglierebbe il mio bambino?» chiese ansiosa la madre. «Non ne ho la più pallida idea», confessò il signor Wonka. «E comunque, non è una cosa molto importante, dopotutto, perché lo faremo subito ingrassare di nuovo. Basterà dargli una tripla dose del mio fantastico cioccolato supervitaminico. Il cioccolato supervitaminico contiene enormi quantità di vitamina A e di vitamina B. Inoltre, contiene vitamina C, vitamina D, vitamina E, F, G, I, vitamina J, vitamina K, vitamina L, vitamina M, vitamina N, O, P, Q, vitamina R, vitamina S, vitamina T, vitamina U, vitamina W, vitamina X, vitamina Y e, incredibile a dirsi, persino la vitamina Z. Le uniche due vitamine non contenute nel mio cioccolato supervitaminico sono la vitamina H, perché fa diventare muti come un H, e la vitamina V, perché fa vomitare. In compenso però c'è anche una piccolissima dose della più rara e straordinaria vitamina al mondo, la vitamina Wonka. E quella che effetto gli farà?» chiese il signor TV con una punta di apprensione. «Gli farà crescere le dita dei piedi finché non saranno lunghe come quelle della mano.» «Oh no!» esclamò la signora TV. «Non sia sciocca, signora! È una cosa utilissima! Così riuscirà a suonare il piano anche con i piedi!» «Ma signor Wonka!» «Basta discutere, prego!» E così dicendo il signor Wonka si voltò e schioccò tre volte le dita. Subito arrivò un umpalumpa che rimase in attesa di ordini. Il signor Wonka gli diede un foglietto su cui aveva scritto qualcosa e disse: «Seguite alla lettera queste istruzioni! Mi raccomando, alla lettera! Il ragazzo è nel taschino della giacca del padre. Via, andate subito! Arrivederci, signora TV! Arrivederci, signor TV! Vi prego, non abbiate quell'aspetto così preoccupato. Sono sicuro che tutti i nodi verranno al pettine. Ve l'assicuro, tutti i nodi!» In fondo alla stanza, gli Umpa Lumpa che lavoravano attorno alla gigantesca telecamera avevano già cominciato a suonare i loro piccoli tamburi e a danzare, seguendo il ritmo della musica. «Eccoli che ricominciano», disse il signor Wonka. «Temo proprio che non sia possibile impedirgli di cantare.» Il piccolo Charlie strinse forte la mano di nonno Joe e i due rimasero ad ascoltare la canzone degli Umpa Lumpa al fianco del signor Wonka, al centro della stanza illuminata a giorno dai riflettori. E questo che segue è il testo della loro canzone. Po, 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 po,
Perché un bambino sia ben educato, una cosa importante abbiamo imparato. Non permettete mai e poi mai, onde evitare un sacco di guai, che il miserello se ne stia fermo davanti a un qualche teleschermo. Anzi, il consiglio più pertinente sarebbe non installare per niente questi apparecchi che rendono cretini sia i più grandi che i più piccini. In tutte le case che abbiamo visitato c'era un bambino seduto impalato, lo sguardo lustro, la bava alla bocca, davanti a una buffa scatola sciocca. Taluni possono stare per ore muti guardando il televisore, lo sguardo fisso, l'aria di allocchi, fuor dalle orbite gli escono gli occhi. Una volta abbiamo fatto un censimento, ce n'eran 20 e più sul pavimento, seduti immoti, ipnotizzati, come ubriachi paralizzati, con il cervello telelavato in un massiccio telebucato. È vero, signora, che tiene buoni anche i bambini più birbaccioni, che così noie più non le danno e fuor dei piedi un po' se ne stanno, mentre lei scola e condisce la pasta o con le amiche gioca a canasta, ma non si è mai fermata a pensare a tutti i danni che può causare una massiccia esposizione ai raggi della televisione. Non si è mai chiesta esattamente che effetto esercita sulla mente ingenua della sua creatura quell'invenzione contro natura. Fa tutti i sensi l'anestesia, uccide tutta la fantasia, riempie la mente di paccottiglia e fa venire gli occhi di triglia, rende passivi e creduloni, allenta in blocco rotelle e bulloni che il cervello fa funzionare, non lascia più nulla da immaginare, il gusto per la fiaba rovina, tutta la testa riduce in pappina. A questo punto qualcuno dirà: va bene, ma come si fa? Se questo mostro di cui parlate va eliminato con due pedate, come faranno i nostri figlioli a divertirsi specie se soli? Come passare una bella serata senza la tele illuminata? Scordato avete la vostra storia, vi rinfreschiamo un po' la memoria. C'era una volta una grande avventura, la consuetudine alla lettura. Pieni di libri i comodini, scaffali, tavoli e anche lettini, tutti leggevano e il tempo volava, e con il tempo la mente viaggiava. Storie di draghi, regine e pirati, di navi e tesori ben sotterrati, deserti, giungle e fitte foreste, cannibali e indios a caccia di teste,
paesi strani e luoghi mai visti, malvagi eroi, tipi buffi o tristi, di spazio per sogni ce n'era iosa, leggere era un'attività meravigliosa. Racconti, favole, romanzi e fumetti, volumi, tomi, libelli e libretti, ce n'eran gran scelta e varietà, e tutti leggevano a volontà. Se erano piccoli i bambini, qualcuno per loro leggeva i destini di Biancaneve, la mela stregata e della bella addormentata. Quanti bei libri, quanti piaceri potevano scegliere i ragazzi di ieri. Perciò vi preghiamo, fate il favore, buttate in cortile il televisore. Con uno scaffale riempite lo spazio, eppur se i ragazzi saranno uno strazio, per qualche giorno guardandovi male, colmate di libri quello scaffale, vedrete che poi, passata la crisi, pian piano smettete di essere invisi, per far qualcosa per curiosità, saran colpiti dalla novità. Sfogliando un libro quasi per caso, più non potranno staccarne il naso, riscopriranno che grande diletto è leggere un libro o un giornaletto. Ci prenderanno tanta passione che scorderanno la televisione, i tempi in cui erano vittime inermi del fascino truce dei teleschermi. Un brutto sogno vi sembrerà e ogni ragazzo grato sarà a quelli che con mossa sapiente l'han trasformato in tele indipendente. PS, non è che di Mike ci siamo scordati, ma siamo in attesa dei risultati per constatar se funziona la cura e se recupera la sua statura. Ma se non funziona, in verità possiamo sol dire che bene gli sta. Po 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 po